e voilà, andiamo. Oggi una grandissima novità, andremo a partecipare al 10° raduno Suzuki, ma con quale mezzo? Un Jimny? No, la Suzuki A-Cross, ma soprattutto la grande sfida qual è? Ma ce la farà la A-Cross a percorrere interamente il percorso da Pereto a Camporotondo in totale energia elettrica? Andiamo a vederlo! Siamo al 10° raduno Suzuki con questa splendida A-Cross a trazione integrale senza albero di trasmissione, ma soprattutto possiamo apprezzare di percorrere questi sentieri in totale tranquillità e senza rumori se non quello delle ruote che calpestano questo breccione. Ma come arriva la trazione alle ruote posteriori? Grazie al motore elettrico collocato sull'assale posteriore. Ovviamente se perdiamo l'energia abbiamo due ruote motrici? Assolutamente no, perché questa macchina è dotata di un motogeneratore che comunque assicura sempre la corrente, per cui la trazione al posteriore. Questo motogeneratore poi va anche a ricaricare il pacco batterie. Ho avuto modo di provare questa macchina, una macchina che mi ha colpito molto, è eccellente, anche un'ottima motricità. Vi starete tranquillamente chiedendo, ma è un RAV4? Sì, diciamo che nasce dalla compartecipazione tra Suzuki e Toyota proprio nello studio e nello sviluppo di alcuni progetti. E adesso acceleriamo un pochino. Mentre noi ci godiamo in totale silenzio il fuoristrada con la A-Cross, più di 70 equipaggi si stanno divertendo su un percorso preparato ad hoc per i mezzi più performanti come il Jimny, Samurai e Vitara, tutti con motori a benzina che regalano comunque forti emozioni, anche se rilasciano un po' di CO2 che per certi versi fa bene alle piante. Tra gli equipaggi fedeli al marchio Suzuki, arrivati da tutta Italia, fin anche da Palermo, c'era anche la testimonial ufficiale, Carolina Kostner, la nota pattinatrice artistica sul ghiaccio, pluripremiata con 8 medaglie d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo. Abbiamo avuto l'opportunità di attraversare il bosco, la faggeta più grande d'Europa, in modalità elettrica. Sì, perché grazie alla batteria di 18 kWh abbiamo un'autonomia di circa 70 km e in questo caso forse qualche d'uno in più, secondo me. Una macchina particolarissima, anzi vi invito a vedere appunto la prova che abbiamo effettuato qualche mese fa sulla neve, e questo ci ha consentito, in totale rispetto dell'ambiente, poter apprezzare la bellezza del rumore del bosco, che è una cosa indimenticabile. Quindi invito tutti quanti i possessori di SUV innanzitutto a invogliarsi a fare queste gite fuori porta molto belle, perché avete una macchina che tranquillamente può fare un fuoristrada, ovviamente moderato visto gli angoli e le altezze. Però mi raccomando, nella fattispecie, visto che tutto il mondo sta percorrendo la strada dell'elettrificazione, vi posso assicurare che guidare in elettrico è stato veramente emozionante. Io vi invito, mi raccomando, seguiteci sempre, e soprattutto un saluto allo staff della Suzuki, da Luigi Sodano, A-Cross, Monti, Simbruini.
Ciao. Ecco qua, come ogni raduno in fuoristrada si finisce con i piedi sotto al tavolo.